Questa è la mia proposta di trucco da giorno per l'estate. Non fate caso, naturalmente, alla luce pessima come sempre. L'importante è che vi trasmetta la mia idea. Allora, innanzitutto, applico su tutta la palpebra mobile un ombretto in crema, molto molto chiaro, proprio color carne, in modo comunque da creare una base luminosa per gli ombretti che andremo ad usare dopo. Applico un ombretto un po' matte, che qui non si vede bene, ma comunque è di un arancio molto molto forte, quasi fluo, e lo applico con il pennellino piatto e molto molto rigido, in modo comunque da applicare il prodotto senza spargerlo troppo e in modo molto uniforme. Naturalmente non si capisce bene perché la luce è quella che è. Poi, sempre con quel pennellino, prendo un color rosa molto chiaro ma molto molto glitterato e ce lo stendo, insomma, picchiettandolo sopra, in modo comunque da alleggerire un po' il colore fluo e dargli anche un po' di luce. Con il pennellino a penna applico poco alla volta un ombretto verde smeraldo e lo applico seguendo proprio la forma dell'occhio lungo tutta la piega, però lo applico come una specie di eyeliner, nel senso che verso la fine dell'occhio crea una coda. Poi l'importante comunque è che si applica appunto poco prodotto per volta, proprio per evitare una riga troppo forte. Con quel pennellino, sempre a penna, prelevo un marrone color marrone cioccolato e lo stendo proprio sopra a tutto il verde, sempre poco prodotto per volta. Naturalmente sfumo. E comunque il disegno, diciamo, anche sfumando, rimane. Per cui appunto si crea appunto questa specie di coda. Lungo tutto il bordo. Ah, un attimo che ancora non è finito. Ecco, dunque, lungo tutto il bordo superiore della forma, diciamo, con il pennellino a penna ci stendo un giallo un po' glitterato, e lo stendo proprio, ecco, come fosse proprio un pennarello, insomma, proprio così, seguendo la forma. E poi riprendo l'ombretto cremoso chiaro iniziale e con un piccolo pennellino lo stendo sotto il sopracciglio, senza andare sopra il giallo. E lo stendo anche nella parte interna dell'occhio e un pochino sotto. Poi prendo un color, come si può dire? È un rosso corallo, ecco. E lo stendo proprio tutto sotto l'occhio.
fino ad arrivare vicino appunto al colore chiaro. E lo stesso color rosso corallo lo stendo nella parte finale anche della palpebra mobile. E poi prendo il marrone scuro di prima e lo applico proprio tipo su un terzo della parte inferiore dell'occhio, cercando di congiungerlo con la codina sopra. Ecco, questo dovrebbe essere tipo un risultato finale. Stendo una matita verde smeraldo nella rima interna del la rima inferiore dell'occhio. E poi con il pennellino piatto angolato prendo il marrone e lo applico come un eyeliner, facendo attenzione proprio a rimanere proprio attaccata alle ciglia, perché l'effetto deve essere molto molto soft. Per questo non uso l'eyeliner. Lo ricongiungo appunto con la codina e tutto il marrone sotto. Io in questo caso, quando applico un ombretto, procedo a piccolissimi passi, picchiettando appunto lungo tutto proprio l'attaccatura delle ciglia. In questo modo mi si crea una riga uniforme. E poi piego e applico un mascara marrone sulle ciglia superiori. E quindi questi sono gli occhi. Dal vivo i colori sono molto più sfumati. Applico un blush in crema arancio. E anche un po' di illuminante, sia sugli zigomi, sia al centro del naso. E poi immancabile il rossetto arancione. Qui non si sa perché l'immagine è di questo colore. E sopra al rossetto, proprio al centro delle labbra, applico un po' di gloss. E questo è il trucco finale.